Giovanissimo, classe 2004, un destro che gioca alla sinistra, piede invertito per Federico Accornero, una delle rivelazioni di inizio stagione del Pescara. A fine allenamento il baby bomber parla della trasferta di Perugia e dell'amarezza per non aver conquistato l'intera posta in palio. Perugia è stata una bella partita a livello comunque del nostro gioco, perché li abbiamo messi sotto, poi ci sta un po' stretto il pareggio secondo me, perché quel gol di punizione all'ultimo è arrivato un po' così. Però puntiamo sempre contro l'Arezzo e il Sestri a far meglio. 4 punti in 2 partite, il Pescara è partito con il piede sul gas, a Cornero non nasconde le ambizioni del club. Siamo molto ambiziosi e puntiamo a salire in Serie B e speriamo, ce la metteremo tutta. Ha preso il posto di Delle Monache e un po' gli somiglia, la speranza è quella di eguagliare l'ex bianco-azzurro. Ma io non l'ho mai visto giocare dal vivo, però dicono di sì. Gode della piena fiducia di Zeman e grazie agli insegnamenti del boemo non soffrirà il salto di categoria dalle giovanili del Genoa, che lo ha prestato al Pescara al calcio vero. Sicuramente appunto la fisicità e il ritmo, però piano piano mi sto ambientando e speriamo di far bene. Sabato c'è l'Arezzo, a Cornero ha le idee chiarissime, il Pescara vuole 3 punti per lanciare l'assalto alla B.